oggi strepitoso. Termino malissimo invece gli altri insomma. Che pensate va a 13 punti, pensate un po', se ci fosse stata un'altra puntata potrebbe essere lui la maggior contenda. Comunque felici si levando Smart, Migraccio. Ma torniamo tra pochissimo dopo il promo pubblicitario per il North Bar Match della maschera Pedro contro Stuart Farrell. Tutti con lui, non c'è uno che ti fa di Pedro nonostante siano le
Davvero complimenti a questo Farrell, comunque. Ha un grandissimo carisma, questo ragazzo. Iniziare ragazzi, si parte, tutto è lecito, si può schienare e sottomettere anche all'esterno del ring ragazzi, quindi subito maschere pedro qui, però body slam assurdo, che botta maschere pedro certamente, mamma mia ragazzi, ancora Farrell sta passando e rassegna secondo me l'ultimo capitolo della sua carriera, perché veramente qua maschere pedro lo sta distruggendo. Qui però Farrell si rifà con un braccio teso allucinante, a ghigliottina quasi. Bravissimo, bravissimo qua Farrell, ma De Pedro ha esperienza da vendere, mamma mia ragazzi, lo mette all'angolo mentre fare risposta qui di Farrell. Adesso clinch, lo vince De Pedro, evidentemente più alto, più forte, ancora back suplex. Questo De Pedro non lo puoi battere con la potenza fisica, Farrell devi sfruttare gli oggetti contundenti, l'esterno del ring. Rush back sweep ancora, De Pedro domina su Farrell, incredibile, braccio destro, invece no, spinebuster, buona reversal questa di Farrell, che però deve essere più continuo, più costante con la manovra. Ora finalmente lo lancia via, attenzione, vediamo se era la meglio, ma De Pedro esperienza, se lo aspettavo questo contrattacco, sbaglia però, bravissimo Farrell, nessun oggetto finora preso da uno dei due contendenti. Oh, vertical suplex, bellissima questa proiezione da parte dell'inglese. Attenzione, che fa qui? Starbucks Slam, bella bella manovra. E ora Farrell esce dal ring per andare a prendere qualcosa. Attenzione però, De Pedro interviene, addirittura gli si butta a capofitto. Nessuno dei due però riesce a prendere l'oggetto contundenti. Attenzione, body blow, colpo dritto al corpo, all'addome in questo caso. Attenzione però, qui la risposta di De Pedro, back suplex, attenzione anche ai gradoni, quelli potrebbero fare la differenza quest'oggi. Lo butta contro le transenne e poi una testata atomica, tentativo di pinfall, uno, appena uno però, solo uno. Fare la, dice che si può proseguire, lo ributta sul ring. E ora si va a prendere qualcosa, addirittura una scala. No, non riesce a prendere perché c'è ancora il ritorno di Farrell. Attenzione, una ginocchiata, Farrell ora è stordito. Prova la meglio sota l'inglese. Attenzione, c'è una vicinanza di una ringhiera, di una transena che potrebbe anche spezzarsi, distruggersi come è successo in passato. C'è una bella spiar là, mamma mia, qui Farrell lo fa cadere quasi contro i gradoni, ma De Pedro attuisce poi il colpo, sbaglia tutto, Farrell comitata dritta sul grugno, ancora bravissimo De Pedro, oh, un colpo dopo l'altro, attenzione, calcio lì dentro a fare, Farrell cerca di evitare la manovra ma non riesce, big boot, allora aia, lo mette giù, i due vanno a prendere qualcosa, attenzione. Una sedia che però rimane lì, Farrell non riesce ad utilizzarla. Allora qui svepera, quasi vicino alla sedia. E poi un colpo alla nuca. C'è la sedia del tredio di pinfall, soltanto uno però. De Pedro è uno molto resistente, lo sappiamo. Grande match a SummerSlam contro Dante, ricordiamo. Attenzione alla sedia lì, attenzione alla sedia lì! Ti do un Slam! Ti maschio De Pedro! Pinfall, uno, due, no, appena due. Soltanto due, attenzione, attenzione anche al tavolo, la proiezione lì sarebbe fatale. Attenzione, ributtala sul ring, Farrell è come se avesse provato un shot slam sul tavolo in inglese. Attenzione Farrell, ma De Pedro la branca, bei dubelli, mamma mia ragazzi, che potenza questo De Pedro, che potenza questo De Pedro. Però viene lanciato contro il tavolo e poi Farrell gli fa cozzare il grugno proprio contro di esso, un po' di blu, bravo Farrell. Ma De Pedro non ci sta, lo ributta sul ring, allora
Attenzione, nessun oggetto contundente preso finora. Probabilmente c'è la sedia ma non sarà mai utilizzata. Rientro sul ring. Attenzione, Arcipa. Match comunque molto combattuto. Farrell. Attenzione, qui è Pedro, l'esperienza. Insegna che Farrell si è addormentato l'inglese qua, Qua l'inglese si è addormentato. Attenzione, una powerbomb in arrivo. Powerbomb in arrivo, no! First Buster di Farrell, che evita il tutto. Ed ora Farrell vuole chiudere. Lo aspetta al barco, il principe d'Inghilterra. Vuole chiuderlo. Che fa con il tombstone? Addirittura la manovra di De Pedro, no! No, ribaltato, ribaltato. La manovra anche, soprattutto di Berni questa. Uno, due, no! Farrell c'è, incredibile. Shockslam! Tutto a casa! 1, 2 e 3! Maschere Pedro è di un altro pianeta, ragazzi. È una leggenda, vero? Non lotta quasi mai, però è troppo forte. Farrell è mancato il colpo del capo qua. È mancato veramente il colpo del capo. Era riuscito a evitare la powerbomb, ma lo stesso si può dire di Pedro. Ha evitato il Tombstone Pile Driver e alla fine è arrivata la Shockslam che ha chiuso il gioco. Vediamo lo schermetto prima della Shockslam riguardante il Tombstone Pile Driver con la Shockslam From Hell direttamente dall'Inferi. Maschere Pedro si porta a casa anche questa vittoria, grande trionfo per fare la, non dico una mala sconfitta, ma una sconfitta comunque che pesa, anche se ha dato tantissimo a questa stagione di NWS. A tra poco per il nostro event, ragazzi. Della serata, l'ultimo match di NRWS, non disqualification match per il titolo NRWS, ragazzi. Di NRWS, il primo campione francese della storia della federazione, potrebbe arrivare nel roster principale. Ora manca soltanto l'ingresso della bestia, del suo sfidante Kevin. The Beast, la bestia Kevin. Questo davvero può far male. François Le Pen avrà sconfitto sicuramente una strategia difensiva. Attenzione, è un match però anche senza squalifiche, il che potrebbe anche favorire il campione, visto che potrà utilizzare degli oggetti contundenti contro questa macchina da guerra. Kevin ha già stato in altre due partecipazioni NRWS. Insomma, non è che abbia fatto poi così bene, invece quest'anno veramente ha fatto una grande stagione. È stato sconfitto già una volta da François Le Pen, oggi c'è in palio il titolo, oggi c'è qualcosa di più in palio che per il semplice prestigio.
c'è il titolo, c'è la certezza di arrivare in WWF con la cintura.